Grazie, benvenuti a tutti. Io sono Emi Morroni, coordino le attività per la strategia marina in Ispra e riporto i saluti del Presidente e del Direttore Generale. Voglio ringraziare intanto il Direttore di Arca Sicilia, il Dottor Nicola Di Bambina, per l'ospitalità e per il supporto e anche la Regione con il Dottor Panzica per l'aiuto offerto in questa delicata attività che ha visto coinvolti Ispra a supporto del Ministero nelle attività appunto di coordinamento insomma di quello che è la partecipazione, la consultazione pubblica del 2014. Voi sapete, io non entrerò nelle attività tecniche perché inquadreremo proprio la parte di consultazione pubblica. Non si sente? Allora, parlavo di consultazione pubblica 2014. Voi sapete che per legge, per il decreto legislativo 90, prevede che ogni fase delle attività di strategia marina prevedano un primo avvio, una partecipazione del pubblico e quindi in questa casa si fa una consultazione. Questa di quest'anno è la seconda, la prima consultazione è stata avviata 2 anni fa, ora che è finita la prima fase dell'attività di strategia marina ci avviamo a inaugurare diciamo, quella che è la seconda fase con i programmi di monitoraggio, è necessaria una seconda consultazione pubblica. E la consultazione pubblica è partita il 9 giugno scorso e si concluderà dopo 30 giorni il 9 luglio. È partita con un evento romano di lancio che ha visto in primo in campo la sottosegretaria onorevole Velo che ha del Ministero dell'Ambiente che ha la delega sul mare. E poi via via sono stati organizzati 3 eventi nelle sottoregioni, nelle sedi delle capofila delle sottoregioni e quindi siamo passati da Cesenatico il 20 giugno, il 23 siamo andati a Livorno e quindi oggi siamo qui nell'evento conclusivo che vede raccolti i stakeholder, le regioni, le ARPA, le amministrazioni centrali e a questa attività che è frontale, che vede coinvolgere proprio il pubblico in un faccia a faccia con le istituzioni che hanno portato avanti le attività di strategia marina e ora si accingono a varare questi programmi di monitoraggio, e tra l'altro in ogni evento c'è una tavola rotonda, quest'oggi il moderatore sarà il dottor Andaloro di Ispra e vedrà rappresentate tutte le piattaforme che hanno contribuito appunto alla redazione di questi programmi di monitoraggio. Accanto a questo però un'attività che mi preme sottolineare, io credo molto nella comunicazione e sempre con supporto del Ministero, abbiamo creato un sito di strategia marina nel proprio piccolo anche in grandi scelte, crediamo che sia non solo un dovere ma proprio un diritto di tutti. Grazie, io ho finito e passo la parola alla